Presidente Letta, lei dovrebbe essere numero 130 di Cantù. Ha cominciato questa sottoscrizione, mi sembra 200 euro. Perché questa passione? Come mai ha risposto a questo appello di Cantù? L'appello mi è arrivato da un mio mito, Luigi Marzorati, e poi Cantù per me è stata sempre la squadra della mia infanzia, la squadra che ho sempre seguito fin da bambino. Marzorati, Antonello Riva, giocavano per me. Poi io giocavo a pallacanestro. E giocavo in quel periodo pensavo ancora di poter giocare bene, che ero subito diventato molto alto. E allora nella squadra che giocavo, nella mia città, a Pisa, mi avevano subito messo sotto canestro a fare il pivot. Dopodiché però, quando subito diventi molto alto, ti mettono sotto canestro, non impari invece a palleggiare bene, che è la cosa che invece all'altezza mia, che non è come maggiorata all'incirca. O uno impara a palleggiare e fa il play, oppure se sta sotto canestro diventa troppo basso e non ce la fa, infatti poi lo stesso non ero all'altezza di questo sostegno. Possiamo però dire che continua a fare il playmaker Esatto, anzianamente a smistare palloni, evitare colpi, evitare botte, ma la pallacanestro è un gioco che mi piace tantissimo ed è fantastico perché è un gioco di squadra per eccellenza. Ci può essere il campione della squadra, ma non c'è mai il campione che fa la differenza, o gira la palla, o ci sono delle buone riserve, che c'è un buon allenatore, oppure la pallacanestro è il gioco per eccellenza, è il gioco della squadra. C'è una certa similitudine allora tra l'Italia della pallacanestro che non riesce ad andare avanti neanche ai campionati europei e questa Italia, Non lo so, presidente? non lo so, sono cose molto diverse, però vedo che nello sport si stanno facendo cose molto importanti, si sta cercando di lavorare per far crescere, per avere obiettivi, stiamo lavorando per questa opzione, questa ipotesi di candidature italiane per le Olimpiadi del 2024, stiamo cercando di lavorare per rendere il nostro paese un paese più attento a valorizzare i giovani. Insomma, credo che è un tempo nel quale forse si possono ottenere risultati. Per tornare a Cantù, fino adesso sono stati raccolti poco più di 70.000 euro, occorrerebbero 2 milioni, non si può fare qualche cosa in più È con questi complicato, tempi. è complicato. Sentirò Marzorati cosa consiglia. Tornando un attimo indietro, se lei potesse scegliere, rifarebbe il Premier o vorrebbe diventare un campione di pallacanestro? No, assolutamente, un campione di pallacanestro. Se avessi la possibilità di scegliere, non avrei dubbi. Io da ragazzo lo dicevo sempre, il mio sogno sarebbe fare quello che poi hanno fatto Belinelli, Bargnani, Gallinari, insomma, D'Antoni adesso. Penso che l'esperienza che stanno facendo loro nella NBA sia il sogno che ovviamente qualunque appassionato di pallacanestro può fare, e io non ho dubbi che da ragazzo per me l'obiettivo, il massimo sogno sarebbe stato quello, tornarsi indietro, però il fisico non c'è. Giacomo, Lorenzo, Francesco, tre maschietti che ancora devono scegliere lo sport, il papà cerca di insegnare loro La verità è che pallacanestro. l'hanno scelto praticamente perché hanno solo il pallone da calcio in testa. Temo che la partita sia già. Cioè, a me piace ovviamente il calcio, anche perché non è un problema, ma cerco ogni tanto sulla palla a canestro di farli, però. Presidente Obama le ha regalato questo pallone. Che pallone è? Che cosa significa per lei? Quali sono le firme più rappresentative? Beh, questo qui è un pallone storico, perché è il pallone dei Chicago Bulls, squadra per la quale tifo Obama. Io per la verità, se penso all'NBA, quando tifavo da ragazzino per Marzorati e Antonello Rivo, tifavo anche per Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar, quindi erano Norm Nixon, erano Kurt Rambis, che era il giocatore con gli occhiali bianco, di lei un po' si esattamente il mio modello. E quindi tifavo per Los Angeles Lakers, però questo regalo ovviamente è un regalo che ho molto apprezzato, con tutte le firme dei giocatori, quindi non capisce molto bene come sono, però insomma è un bellissimo regalo, veramente molto contento. Lei ogni tanto per legge può farci vedere qualcosa con Però questo qui purtroppo va gonfiato, quindi andrebbe gonfiato, però qui non credo che ci manchi. niente, neanche nelle segrete stanze un potente un tiro da tre o qualcosa di nuovo questo genere, No, niente. no. Presidente, chi gioca meglio secondo lei? Obama o appunto lei? Accetterebbe una sfida, una squadra italiana fatta da ministri contro Obama? No, perché ho visto un paio di scene in cui Obama gioca molto bene a pallacanestro, poi c'è un fisico molto più scattante di me. Però un giorno magari chissà.
I marini dicono che questo governo si regge perché anche Angelino Alfano ha la passione per la pallacanestro. Anche lui è stato un giocatore di pallacanestro. Ma lui c'è, credo che ci abbia un figlio che gioca a pallacanestro, quindi sì, probabilmente la pallacanestro ci unisce tutti. Però ripeto, la pallacanestro ti insegna l'essere una squadra, ti insegna a mettere da parte l'individualità e a giocare più con la logica della squadra. Secondo me questo, soprattutto per i ragazzi, per i bambini, per i ragazzi che fanno uno sport, io sempre ho considerato la pallacanestro perché ti dà l'idea appunto che i risultati si raggiungono se ognuno fa la sua parte nella vita di questa famiglia. Giusto solo, dopo il cricket anche l'Hockey ha deciso che sono italiani quelli che nascono in Italia da genitori stranieri. Quando questa apertura, secondo lei, il Presidente, diventerà totale anche in altre discipline? Guardi, non lo so, però mi faccio dire che l'ho trovato un bel segnale. Quindi io, per quello che posso, incoraggio i segnali in questa direzione, perché è un segnale importante, segnale di integrazione, segnale di allargamento. Noi dobbiamo imparare a vivere questo tema della diversità con molto, molto maggiore capacità di viverlo con più serenità di quanto l'abbiamo fatto. Fino adesso quindi hanno fatto bene e io li incoraggio. Sicurezza è un tema molto delicato, lei stesso è intervenuto anche sui fatti che sono avvenuti di recente e che hanno visto proprio i giocatori costretti a infortunarsi appositamente. Al di là di questo ci sono altri episodi che preoccupano. Come pensa di intervenire? Ecco, se lei fosse un libero cittadino, di fatto è un... Quindi penso che, l'ho detto, ci vuole tolleranza zero, ci vuole soprattutto l'idea che lo sport deve essere vissuto per le famiglie. Bisogna ricominciare a vivere la domenica, il sabato, il giorno in cui si può andare in un palazzetto dello sport, allo stadio, andandoci con le famiglie, portando i figli, facendogli vivere uno spettacolo nel quale si possa stare gli uni accanto agli altri senza paure e preoccupazioni. La vicenda Lucerina è purtroppo una vicenda che ha fatto ripiombare indietro, drammaticamente indietro, proprio perché io dico tolleranza zero, l'ho detto al Presidente Malagò, l'ho detto al Presidente Abete. Credo che ci sia bisogno su questi temi di essere molto netti e molto forti, perché altrimenti si ritorna a un tempo, una logica alla quale poi non vogliamo assolutamente tornarci. E invece dobbiamo viverla con questa logica familiare che secondo me è quella fondamentale. Il progetto sugli impianti ha fatto storcere il naso anche all'interno del suo stesso partito. Che tipo di modifiche pensate di apportare? Ancora sarà una discussione che ovviamente sui testi ognuno potrà portare il suo contributo, l'importante è che si arrivi a una conclusione. Poi sono convinto che la conclusione può essere una conclusione che tiene conto di tutte le esigenze, a partire dalle assolutamente giustificate esigenze ambientali, da evitare cementificazioni che non sono assolutamente il nostro obiettivo. Tutt'altro, il ministro Del Rio, il ministro dello sport che sta gestendo questa cosa, l'ha detto con grande chiarezza. Chi vuole cementificare, fare delle rotture edilizie che non hanno senso, non è questa la strada e non lo permetteremo. Noi vogliamo un'impiantistica sportiva all'altezza del bisogno della base del nostro paese, i territori hanno bisogno di impianti sportivi che possano essere usufruiti da tutti in modo migliore e che sia anche all'altezza di eventi, di grandi eventi, dove purtroppo oggi facciamo fatica anche a candidarci a ospitare perché abbiamo pochissimi impianti che sono all'altezza per questo. Quindi bisogna accogliere le due esigenze insieme, lo si può fare assolutamente pieno rispetto dell'ambiente, d'altronde l'Italia se non rispetta l'ambiente butta via ciò che di più bello ha. I tifosi della pallacanestro temono che lei possa tradirli, perché qui lei è ospitato nella sala d'oro del Consiglio dei Ministri internazionale di pallavolo, Berruto è diventato un suo grande amico, tanto che c'era addirittura l'idea, la voce che lei potesse proporlo come ministro un domani. Beh, Berruto è un grande allenatore di un altro grande sport di squadra, forse ancora più rispetto alla pallacanestro, della pallavolo, tutto un gioco di automatismi di squadra, l'allenatore ha avuto moltissimo. Mauro Berruto, il nostro coach della nazionale, è una persona straordinaria, tanto che questo progetto con il governo italiano, Berruto è diventato il coordinatore di questo progetto che si chiama Destinazione Sport, in cui stiamo mettendo insieme tante azioni possibili in cui il mondo dello sport e le istituzioni possano collaborare insieme. Berruto sta facendo un po' sì, sono venuti prima di partire per i campionati, tutti
i nostri giocatori della nazionale, insomma il presidente Magri, insomma Mauro Berruto, è stata divertente anche tutti, molto più alto di me, cose che la pallacanestro non se l'aspetta, la pallavolo quando li vedi così. Lei ha un grande, ha detto sempre che è tifoso del Milan, il suo idolo era Rivera, conferma i suoi idoli, Mazzorati e Rivera? Beh, sì, poi insomma Rivera e Mazzorati sono gli idoli di quando ero bambino, però poi devo dire che per me è sempre stato, anche quando poi sono cresciuto, sono sempre rimasto fermo a grandi personaggi, Franco Baresi o Maldini, Paolo Maldini, tutti difensori, ma insomma le grandi bandiere. A me, devo dire la verità, essendo cresciuto il campione che rimane nella sua squadra sempre, ecco perché Rivera, perché Baresi, ecco perché Maldini, cioè quelle bandiere di giocatori, mi rendo conto che hanno scorso un po' tant'anni adesso, perché adesso invece insomma si passa dovunque. Ci potrebbe essere una deviazione su Totti, lo so, però insomma dando la bandiera è la bandiera. L'ultima domanda, Presidente, l'Italia, il Olimpia, lo ritiene un sogno possibile? No, lo ritengo un sogno assolutamente realizzabile, è una cosa non solo possibile ma realizzabile, ci credo, ritengo che sia una cosa fattibile, importante, incontro il Presidente del CIO, gli farò presente tutta la determinazione del governo e del sistema paese, perché l'Italia è un paese che quando ha degli obiettivi, delle scadenze, dà il meglio di sé, quando invece non ha obiettivi e scadenze fissi il nostro paese non riesce a mobilitare tutte le energie, e io penso invece che questo obiettivo potrebbe essere importante per mobilitare le tante energie e rendere l'intero paese un paese che punti sullo sport, allarghi la pratica sportiva. Abbiamo lavorato molto in questi 6 mesi sull'allargamento soprattutto della pratica sportiva sulle scuole, abbiamo messo questi 300 milioni sull'edilizia scolastica, i progetti partiranno fisicamente, i lavori partiranno a febbraio, soprattutto sul sud, le palestre, quanto potrebbe essere fondamentale allontanare i ragazzi dalla strada e farli vivere invece di più nelle palestre. Allora questo progetto che abbiamo messo per l'allargamento della pratica sportiva è una delle cose alle quali punto di più, perché il nostro paese ha bisogno anche di sport. Sappiamo che lei deve partire, deve impegno ovviamente di lavoro. Si è ricordato però prima di tornare a casa di comprare le figurine per i suoi ragazzi. Sì, devo dire che questa è una delle cose sulle quali, figurine del calcio, sulle quali sono, non è possibile fare altrimenti. Grazie. Grazie. Possiamo un attimo, se vuoi un attimo che tenga il pallone tra le mani, facciamo soltanto un taglio. Aspettate il pallone. Girare il pallone, lo lancio, visto subito.